un'antica omelia dei primi secoli sosteneva che, in questo giorno di silenzio, il Signore Gesù fosse andato a cercare negli inferi il primo padre Adamo, come il buon pastore la pecorella smarrita. Una immagine evocativa di quell'antica omelia raffigura i prigionieri. Chi sono i prigionieri che Cristo viene a liberare? Sono coloro che rimangono vittime della propria o altrui dipendenza. Sono i prigionieri degli idoli. Sono i dormienti che non hanno voluto svegliarsi e ad un certo momento si sono dovuti svegliare prigionieri. Si comincia con un vizio, dicendo «tanto smetto quando voglio». Poi ci si sveglia ossessivi e compulsivi. Quando ci si sveglia prigionieri, si piange solo la propria mediocrità. A tutti coloro che hanno macchiato l'immagine di Dio nei loro cuori, Gesù dice «risorgi, mia effigie, fatta a mia immagine». Risorgi, usciamo di qui. Gesù, aiutaci a risorgere dalle situazioni di morte, dalle morti spirituali, dalle morti psicologiche, dalla morte fisica. Gesù, con te nel cuore, non dobbiamo temere più nulla. Tu sei il vivente per sempre. Che sentimenti suscita in te il Sabato Santo? Come gestisci i silenzi e la solitudine nella tua vita?